Ne è rimasto soltanto uno, almeno per quanto riguarda la Puglia. È decisamente paradossale, se pensiamo che la nostra è la terra dell'oro verde, sapere che dei 10 assaggiatori di olio professionisti che rappresenteranno l'Italia alla finale europea del concorso indetto dalla Oleo Cata Caen, che si terrà a Jaén in Spagna il prossimo 26 giugno, soltanto due sono meridionali. Uno è pugliese, Michele Dello Russo di Mariotto, frazione di Bitonto, studente di Scienze e Tecnologie Alimentari a Cesena e figlio d'arte. Il padre, infatti, è titolare di una delle aziende agricole principali produttrici dell'olio IGP Terra di Bari. All'interno della manifestazione Olio Capitale c'è stato un concorso chiamato Olio Cata per l'elezione dei migliori assaggiatori d'olio extravergine del bacino mediterraneo. All'interno di questo concorso c'era una semifinale tra 25 partecipanti selezionati a loro volta attraverso curriculum vitae. E di questi 10, uno dei vincitori è proprio il sottoscritto, unico pugliese e secondo a livello meridionale. Una bella soddisfazione per Michele, che però rimarca la stranezza di un'Italia in cui non si valorizzano le produzioni tipiche, ma i segmenti di nicchia come quelli veneti o romagnoli, di alta qualità dal punto di vista dei disciplinari, ma non tipici dei territori di riferimento. Un sistema italiano che sta soccombendo di fronte al gigante spagnolo, anche a causa di leggi non adeguate alla realtà, ad esempio quella sull'etichettatura, perfetta in teoria, ma inapplicabile a causa dello scarso numero di personale destinato ai controlli. Il regolamento dell'indicazione obbligatoria sull'origine in etichetta è importante per andare quindi a contrastare quello che è il sistema frodi che negli ultimi anni soprattutto è presente a livello nazionale. La cosa fondamentale è evidenziare la presenza di un prodotto prettamente italiano, dove abbiamo quindi un solo Made in Italy, ed evidenziare quelle poi che sono le miscele di oli comunitari.